Dottor Italo Bussoli, segretario generale di Esso Franchising, ci parli dell'evoluzione del franchising in Italia nel 2007. Ma non abbiamo ancora i dati definitivi, evidentemente, di chiusura di quest'anno, perché manca ancora una parte, una fetta dell'anno. Però siamo riusciti ad avere le previsioni, almeno di chiusura del 2007, che dicono e parlano di un anno ancora estremamente positivo. Non si ferma la crescita del franchising in assoluto e non si ferma la crescita del franchising italiano, che continua ad avere performance molto elevate. Cioè, chiuderemo sostanzialmente il 2007 con una crescita del fatturato che si aggirerà tra il 5 e il 7% rispetto ai 20 miliardi di euro del 2006. Chiuderemo con un numero di franchisor che avrà un aumento intorno all'8-10%, quindi intorno alle 800 unità, e chiuderemo con un numero di punti vendita che crescono del 3-6%, che superano abbondantemente le 50.000 unità. Ci dica allora quali sono i servizi di cui usufruiscono i franchisor membri di Asso Franchising. Ma i soci di Asso Franchising sono contenti dell'associazione, questa è una bella cosa. Sono contenti perché hanno in effetti dei servizi pratici per poter lavorare e per poter crescere. Crescono anche insieme a noi, perché oggi sono quasi 200 le insegne iscritte ad Asso Franchising. Una testimonianza che negli ultimi 3 anni c'è stata una forte affiliazione anche alla nostra associazione. I servizi sono pratici in questo senso. Primo, ricerca e possibilità di trovare degli affiliati sulle aree di loro interesse. Secondo, della formazione mirata per i franchisor e i franchisee di alto livello e comunque di pratica utilità. Terzo, l'opportunità di partecipare a manifestazioni e eventi, tra cui le fiere, e qui ne è una testimonianza oggi con un'area sostanzialmente di 400 metri completamente dedicata ai nostri soci, i quali sanno quindi di poter avere delle reali opportunità di visibilità per le loro aziende. In che modo Asso Franchising accompagna i franchisor italiani all'estero e viceversa i franchisor stranieri in Italia? Ma questo è, in qualche modo, è un punto dolente non dell'associazione ma del mercato in quanto tale. La presenza di brand italiani all'estero è ancora relativamente modesta, circa il 10% dei franchisor sono effettivamente internazionalizzati. C'è grande spazio quindi per crescere. Noi li accompagniamo partecipando a delle manifestazioni, a degli eventi, a delle fiere, in poche parole, nelle quali attraverso il ricorso alla collettiva possiamo farli vedere, possono essere con noi e avere dei servizi oggettivi di presenza. Per quanto riguarda invece l'entrata di brand stranieri in Italia, problema zero. La stessa legge italiana aiuta sostanzialmente il brand straniero ad entrare nel nostro paese, non lo ostacola in nessun modo, come è giusto che sia, libero mercato e quindi libera concorrenza. E noi siamo felici di operare in questo regime.